Sì, un concetto che avevo detto io, poi anche ripreso da Lucia, perché in effetti forse è questo proprio lo spunto, no? Per dare forza alla volontà, cioè lasciarsi spingere dalla curiosità. Sì. Me l'avevi detto anche tu prima, ho usato una parola magica, curiosità è una parola magica, una parola che sta alla base di tutto questo. Sì, e mi piace aver scoperto questa cosa qua, perché in effetti sembra banale, no? Questa cosa, però... È l'energia dell'anima quella, è l'energia bambina che vuole... Tanti si ficca poi in i casini, ma non se ne preoccupa perché sa che il viaggio è lungo, per cui c'ha questa... La mente poi dice facile, no, ci vuole, no? Perché se no, noi davvero rischieremmo, perché l'anima può ricordare a un certo punto di saper volare e ci fottimo di lattacero, ma non volavamo. Mi piacerebbe coltivare questa curiosità. Non lo stai già facendo, secondo me. Cioè, è banale dirlo, lo stai già facendo. Il punto è sostenere questa curiosità con una volontà che possa animare un sentimento. Scusate, non è complicato. Io poi so che preso dalla mente, se la mente si incarta, fatela entrare nel cuore questa cosa qua. Cioè, la curiosità di per sé è un'energia che è scarica se non è dotata di una direzione e di un'intensità, o no? Allora io mi devo creare una direzione che deve essere animica, quindi devo entrare in ascolto con le mappe animiche, un po' con i bisogni animici, da qui nasce la direzione, il principio maschile, quindi che forgia poi quella che sarà la volontà, direzione-volontà. Infatti direttore, no? Qual è la direzione delle imprese, ci sono i capi, nella direzione c'è la volontà, c'è la decisione, no? Quindi siamo sempre nel principio maschile. Ma questo è fondato su un sentimento, cioè fondato, è potenziato da un sentimento. Cioè se non c'è la vibrazione del cuore che sostiene quella direzione, che è una decisione magari che abbiamo preso consapevolmente, la curiosità non ha né direzione né intensità. E quindi il punto, la parola curiosità non è sufficiente, è l'inizio, ma non è sufficiente a definire quello che in una locuzione che non invento io si chiama adorazione o venerazione per la conoscenza. Stiamo parlando della stessa cosa con termini un po' più evoluti, che non possono essere magari oggi compresi, ma che sono esattamente la stessa cosa. Cioè venerare, che come ho detto l'altra volta, tra l'altro la nostra qualità barra difetto, abbiamo il difetto dell'animale domestico, addomesticabile, tendiamo a venerare padroni, a cercare padroni da venerare, esattamente come i cani, non ci piace sta cosa, no? Infatti siamo addomesticabilissimi proprio per questo, e quindi la nostra attenzione di venerazione verso qualcosa viene pilotata da chissà come funzioniamo, per le cazzate, dai culi, le tette, i partiti, le squadre di pallone, tutta spazzatura, perché noi veneriamo santi, madonne, papi, tutta spazzatura, non loro, come idea nostra per rivolgere la nostra venerazione, che è un'energia potentissima, all'esterno. Io la venerazione la giro verso di me, comincio a venerare, che vuol dire dirigere la mia attenzione contemplativa in adorazione, quindi in ascolto, verso la mia interiorità, perché la mia interiorità è la tua interiorità, non la mia, per tutti, ognuno ha la sua, è la porta della conoscenza. Scusami Stefano, questa cosa non può essere vista come... So che dall'esterno può essere vista come delirio di onnipotenza. Da chi? Mi sta preoccupando di quello che dice l'altro. Chi è che risponde? Chi è che ti fa questo commento? Cerca dentro di te la parte che sta facendo questo commento. Sgamala. Il fatto di dire noi veneriamo
palpabile, qualcosa all'esterno, invece rigiro questa cosa dentro di me, cioè come se alla mia interiorità, ok, c'è una cosa che io faccio, no? Però a volte mi viene fatto questo appunto da chi ha fede, per esempio è molto cattolico, la mia migliore amica che è molto cattolica, molto credente, cioè è come se io avessi quasi un delirio di onnipotenza, cioè come se io pensassi di potere tutto, quando poi invece non è vero, non penso questo. Intanto questo genere di emozioni viene fatto da ego, gli ego separano. Quindi la separazione vuol dire, tu facci l'onnipotente, io no. No, allora, questa cosa non è così. L'onnipotenza è un termine che non esiste. Non esiste, è stato inventato tra l'altro proprio dalla Chiesa Cattolica. Non esiste. Non sta scritto manco nella Bibbia, in ebraico, non esiste in aramaico, non esiste. È stato inventato e infilato nella Bibbia. Quindi uno che ti parla così, gli può già dire, per me no, cioè, è come concetto proprio è già sbagliato l'onnipotenza, e l'hai spiegato anche tu perché, no? Io poi l'ho completato dicendo che comunque la nostra capacità creativa, non solo di saper fare le campane, un tappeto e un'altra cosa, creativa su un altro piano più sottile, è comunque legata a leggi universali che io posso imparare a usare, come devo imparare a usare la legge dell'ottone per fare questa campana, se non conosco come funziona questa materia, come agisce e reagisce, non posso inventare una campana, no? Devo assecondarmi alle leggi della campana. E lo stesso per le creazioni sottili, ci sono leggi più grandi alle quali devo assecondare. Ma la parola onnipotenza non è nel mio vocabolario, prima cosa. La seconda, e ti sta facendo fare questa domanda l'ego, perché ti separa, dice tu sei onnipotente, io no. No, in quello che non è una onnipotenza, ma è la consapevolezza di essere Dio almeno del mio pianeta. Ognuno vive nel suo pianeta, io percepisco il mio pianeta, nel mio pianeta io sono il centro. E voglio, dimostrami che non è il contrario, che io sono il centro del mio mondo. Tu sei il centro del tuo mondo. Ma la notizia che gli devi dare a te, all'amico tuo che ti circola nella testa, è rilassati. Non sei chiamata tu a essere il Dio di questa comunità o di un'amica o di tutto il pianeta. Tu sei il Dio del tuo pianeta. E se lo vuoi chiamare onnipotente o Dio o quello che vuoi, allo stesso modo tu sei il Dio onnipotente del tuo pianeta. Quindi non so dire che dentro di te c'è il Dio, io sono il Dio e solo io sono il Dio e sono il Dio anche del tuo pianeta e della tua vita. No, ognuno è Dio. Però io però penso una cosa, mai Stefano. Io penso che in tutte le culture, per esempio, non mi viene in mente quella indiana, dove c'è il guru, che è una persona che viene seguita, venerata, viene. Ma era un altro modo prima di ricevere la conoscenza, adesso non c'è bisogno di questo. Perché la venerazione del guru è la venerazione della conoscenza. E quando tu veneri il guru, veneri l'immagine della Madonna, veneri la cosa, stai saltando un passaggio, stai sprecando un sacco di energia là, ma quello che tu vuoi è la conoscenza, non vuoi Stefano Petrucci, non vuoi il guru, non vuoi i santi, non vuoi i genitori, non vuoi gli insegnanti, tu vuoi la conoscenza, non vuoi l'esperienza, tu vuoi la conoscenza che ne deriva, tu non vuoi l'oggetto, è la conoscenza che ne deriva. Punto. Quando c'è quello che ti conduce alla conoscenza. Sì, e lui è quello che ti conduce. Certo, no? Certo, ma non è la conoscenza sta dentro di te, che va solo risvegliata e può essere osservata solo da te, appresa solo da te, scoperta solo da te. In questo momento non so perché mi viene, forse la mente che lo fa, ma mi viene di fare il paragone con quello che hai detto tu all'inizio di questo cerchio, che tu hai bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di te. E io lo immagino in maniera più grande, quindi quel Dio, quell'assoluto, poi ognuno lo chiama come vuole, cioè eccetera eccetera, probabilmente siamo noi, cioè siamo tutti noi, diventa, cioè diviene attraverso di noi, quindi siamo strumenti e la natura o l'assoluto, sì, nello stesso tempo. Creature e creatori, sì. Ecco, cioè
questa cosa, vista in quest'ottica, allora questa cosa apre un'altra cosa che può essere utile. Attenzione, quando dice ognuno è Dio nel suo pianeta, è un modo per far vedere e separare, ma dall'altro bisogna anche dire un'altra cosa che può sembrare opposta e paradossale rispetto a questa, che è Dio dentro di noi, perché noi siamo un pezzo di una cosa unica. Quindi in quanto questo siamo anche noi Dio, ma non siamo il Dio, siamo un pezzettino di Dio, ma se io mi connetto a quel pezzettino, sono connesso a Dio e interpreto Dio e creo come Dio. Infatti ci sono le formule magiche in alchimia, che è questo l'attraversamento della consapevolezza. Io entro nello spazio dell'anima, lo spazio del cuore, entro in sintonia con lo spazio della sintonia, vedo, sento, percepisco, desidero, agisco e creo come il creatore crea, o come il creatore vede, sente, percepisce, cioè entro in questa consapevolezza, quindi di non essere il creatore, ma di poterti connettere col creatore in quanto pezzo del creatore, di poter esercitare la tua parte creativa. E di poter esercitare poi probabilmente il nostro compito in assoluto, cioè il perché stiamo qui, quella famosa domanda che ci facciamo sempre. Ma da quanto ho percepito, quando lei ha detto scendo nella mia interiorità, c'è un equivoco, perché secondo me, Maria, la tua divina, ma è il tuo ego. Perché se tu sentissi la tua interiorità come il tuo lato divino, ti abbandoneresti alla volontà divina, che è anche la tua vera volontà, e non avresti alcuna paura di scoprire, di avere però curiosità. Però sono passaggi, è tutto quello sì, che non ci deve, secondo me c'è questo equivoco. Ha aperto qualche resistenza, infatti diceva lui. Sì, questo che dice Antonio è interessante, perché richiama un po' anche quello che dicevo prima. Fagliele fare pure all'ego queste cose, dai missione all'ego che magari pure maldestro non sa. Cioè, in sostanza, certe volte le esperienze di risveglio o comunque anche tematiche di questo tipo vengono esplorate da ego che, quando risalgono a galla, portano in realtà un'osservazione che è nell'interiorità egoica e non tanto quella, e quindi si risale un po' più confusi, no? Però poi insomma anche questo aiuta a levare insomma la zizzania. Ma sono passaggi necessari, però, che ci stanno. Sì, certo. Certo, come no. Tutti i passaggi il hanno dubbio, loro... no? Il dubbio è fondamentale, insomma, però ecco, cioè, anche lì, come la curiosità egoica, curiosità animica, il dubbio imposto dall'anima, il dubbio proposto dalla mente, sono due cose, due energie completamente differenti, però il dubbio è fondamentale per creare un po' di terremoti in quello che si crede, smontare vecchi pezzi. E... No. Prepariamoci a chiudere. Io. Chi è che chiude? Ormai chiudiamo il cerchio. Allora, io ti ringrazio che in questi incontri, insomma, mi stai, poi parlo di me, insegnando a spegnere il cervello e attivare altre cose. Quindi penso che sia già una cosa bellissima, perché appunto forse quella comunicazione di cui parlavo, appunto, era questa mancanza di comunicazione che non esprimeva il mio cervello, ma non il mio cuore. E quindi sto riattivando qualcosa che poi mi riporta quando ero appunto un fanciullo all'ego spensierato, che mi fottevo della... di quanto costa l'euro, il dollaro, questo, quello, quell'altro, insomma. Grazie a te. Faceva questi gesti, no? Poi tu l'altra volta, io ti ho citato due volte fa, parlasti, no? Di questa sensazione di essere paura, che l'unica paura che sentivi era, e facesti il gesto. Adesso fai questi due gesti. Quando si entra in... quando si entra in armonia, risonanza, in fase entrano, praticamente il cuore che dà la fase al cervello, quindi quando tu vai nel cuore ti riunisce di nuovo al cervello, ma secondo la fase del cuore, non la schizofrenia del cervello, riesci a stare nel pensare e nel sentire. Cioè, attenzione, non nel sentire, l'ho detto prima, ma me lo sto ripetendo, perché cioè, tu cerchi di essere, rimanere integro, cioè torni alla fonte per riprenderti anche l'altro pezzo, non è torni alla fonte e stai lì, cioè, basta, di che cazzo sei, no. Riprendi da lì. Quando tu riprendi dal cuore, sulla frequenza del cuore, il cervello si piazza su un altro
piano, che è quello che poi non vi ho detto, ma se no mi fermo e apro troppe parentesi, che è quello cannabinoide, non più oppioide, quindi si fa talamo, epitalamo, epifisi, che è la pineale, e quindi tu hai rilasci ormonali di altro tipo, altro che noradrenalina, adrenalina, cortisolo, hai beatitudini, hai, diciamo, abbiamo una marea di ormoni, 980 ormoni. Quando tutti l'auti, cioè ghiandole ormonali in tutte insieme, la tiroide ne tiene 10, 12, una cosa del genere, è potentissima, il timo pure. La pineale è 980. Sono ogni ormone che noi non riusciamo a rilasciare dalla pineale, è un mondo in meno che vediamo, no? Quindi questo passaggio qua avviene perché hai aperto il cuore, hai dato fiducia a te, sei andato qui. Da qui c'è il rilascio dell'ormone che riattiva, rimette in fase il cervello, entrano in risonanza cardiaca, si chiama, e quindi c'è questa fase che cosa fa? Sboccia il fiore, esce il rubino, esci tu, cioè sparisce la paura di comunicare, sparisce la paura di essere, di sbagliare, spariscono le paure, e sei, perché sei integro, hai unito il cuore con la mente. Tutto questo, il discorso del cuore non lo sto mettendo, ma quando uno fa la pratica, l'avete visto, quando abbiamo fatto la pratica, l'abbiamo fatto attraverso il cuore, no? Cioè questo è il corpo, ospita sti due cose e non lo coinvolgiamo, ma di che cazzo stiamo parlando? Tutto mentalmente, no, proprio il corpo, io parlo del cuore organo, non della metafora che si disegna così il cuore, parlo proprio di questo organo. Quindi questa, che cosa succede? Succede che si apre questo, perché nel momento in cui, oppure può essere il contrario. Si chiude. Eh? A me si chiude. Come si? Quando svuotavo la mente andavo sul cuore durante la meditazione, qua soffocavo. No, quella può essere delle emozioni, c'erano cioè di altri pensieri, c'erano dei vissuti che attraversavano quell'esperienza. Però io soffocavo. Vabbè, ma era un'emozione, sì, ma è un processo che tu lasci attraversare, perché quando tu focalizzi, sì, ma quello che dice Stefania è perfetto, nel senso che fa parte dell'esperienza alchemica, cioè quando si apre la gola o si apre il cuore, mica si apre e trovi tutto pulito, senti le interferenze, quindi senti, io quando facendo delle pratiche di psicosomatica, non so chi si è trovato, facevo fare delle respirazioni, facevo respirare attraverso i chakra, no? Respirare con la gola. Esatto, ti ricordi, con le parti del cervello, perché? Perché è un modo di esplorare le interferenze, quindi se ci sono dolori, nodi emotivi in alcune parti del corpo, perché quando tu porti l'attenzione e cominci ad aprire quel posto lì, lo senti interferito, e io dicevo, tu non c'eri in queste pratiche, mi ricordo, può avere una sostanza, una tangibilità, una forma, un colore, un'elasticità, un sapore, cioè puoi entrare addirittura e prendere, puoi estirpare via quel nodo che tu hai sentito, ma quella cosa non la sente se non apri, quindi è comunque un segno di apertura, vissuto da una riattivazione di diciamo, molecole che nascondono ricordi, nascondono, capito? Quindi le facciamo diventare più volatili, non le disperdiamo, quindi fa parte di questo processo. Quindi stavo dicendo, però è anche il contrario, cioè se io esprimo me stesso, mente e cuore si accordano. Se io non esprimo me stesso, e meno tu qua, la cervicale, tutti abbiamo questi problemi cervicali, di tiroide, soprattutto donne, cervicale e tiroide, ma non a caso, perché le donne sono la parte più debole nell'espressione di sé. Non per niente cercano, fanno lotte femminili da sempre, no? È più forte l'oppressione, quindi la donna è molto più attaccata, tutta questa zona qua è una zona dove le donne hanno più problematiche di tiroide, appunto, no? Timo, tiroide, faringi, tonsille, tutta questa roba qua, è tutta, è roba anche nostra, no? Eh? No, dicevo basta la tiroide. Questa è appunto, basta già la tiroide a dire tutto. Corde vocali. Corde vocali, sì. E se io invece sono in me, quindi ho preso confidenza di me e sto costruendo la mia maschera che può mettere in moto nel mondo
veramente nelle relazioni con calma, con gentilezza, verso di me e verso gli altri, gradualmente, la mia nuova identità, sto aprendo questo chakra, entrano in accordatura questi due. Se questi due fanno a cazzotti, questo qua, quando questi due si armonizzano, qua si rilassa, respirate meglio, si sta meglio. Dico, sì. Quindi sono tutti e tre collegati, gli ultimi tre chakra, tutti i chakra sono collegati, però qui c'è l'espressione di sé, sta proprio su questi tre, cuore, mente ed essenza. Che l'essenza va comunicata, perché il dono. Il dono, dove sta il dono? Dove sta la missione, no? Noi non ci interessa la missione, il contenuto della missione, a noi ci interessa aprire la strada della missione. Poi assistiamo allo spettacolo, protagonisti, diciamo spettatori del nostro protagonismo, diciamo. Sono voluta venire oggi e sentivo proprio la voglia di venire a questa meditazione, quindi anche se non potevo, come abbiamo detto prima, ho detto no, voglio ritagliarmi questo Mi dispiace che spazio. non ci sia stato poco tempo, ma spero che sia No, stato. però è stato, per come è andata, era proprio funzionale a quello che appunto ho vissuto questa settimana, in cui c'è stato un momento in cui ho avuto una forte emotività. Legato, insomma, ho pianto, vabbè, poi io sono molto teatrale legata a un dolore vecchio, no? Che io sto affrontando, abbiamo un po' anche parlato, in tanti modi, con tanti, e quindi ho avuto proprio un po' questa frustrazione, ho provato, che ho cercato di trasformare, del fatto proprio di dire faccio percorsi, no? Per tante cose le apprendo con la mente, quindi in qualche modo anche mi risuonano, non solo con la mente, però poi non le riesco a mettere in pratica, no? E quindi anche questa cosa, la meditazione, cioè tutta per come si è svolta il tutto, appunto sono stata molto in ascolto, però ho trovato tanti spunti a questa cosa. Che poi, e poi mi sono un po' anche, mi sono arrabbiata, un po' questo senso di frustrazione, però poi ho detto, appunto, sono entrata invece nell'osservazione, no? E quindi ho osservato questa cosa senza, cioè non so, perdonandomi questa cosa, dicendo solo ok. Però sto facendo qualcosa, no? Cioè, non Posso sono. dirti una cosa, per me è proprio troppo importante, questa cosa l'ho detta l'altra volta, però siccome è troppo importante, anche questa sicuramente sarà miscelata. Io no, perché è una di quelle informazioni che credo che quando poi a livello cosciente la sapete prendere, vi trasforma, però dovete volerla a livello cosciente. Questa cosa che hai descritto tu, vedete che io cerco di semplificare le cose, come per il risveglio, no? Invece di farvelo complicato, cerco di farvi capire, guarda, attenzione, che è la mente che ve lo porta via, ma voi già c'è il risvegliato e l'addormentato, cioè quello che se ne rende conto lo sa espandere, e quello che non se ne rende conto, cioè quello che se li sa creare ad arte e quello che non se li sa creare ad arte, questo sì. Stessa cosa per un lavoro fatto su di sé, che riguarda una propria natura, o un proprio trauma, una propria emozione negativa, e dice, io ho fatto su di me, sì, ma concludiamo, io ho fatto su di me questo lavoro. Come cazzo è che mi è venuto quel pianto? Vuol dire che non ho fatto niente, oppure non sono stato abbastanza bravo, oppure che non era vero, oppure che non era. Ascolta da dove vengono queste voci. Perché io ti dico, non lo so come hai fatto quel lavoro, ma conosco la tua mente e ti dico che il primo a cui credo è il cuore. Quindi se tu avevi il cuore in pace, perché sentivi di aver fatto un lavoro, io ti dico, tu il lavoro l'hai fatto, Angela, l'hai fatto. Sai chi è quello là? Quella è la mente che te lo ripropone. È uscita questo meccanismo perché la paura funziona così. Cioè si basa su questo presupposto. È la paura della paura, è la paura della paura della paura, e così via. Cioè, che ti mette in dubbio quelle che sono state le tue conquiste, perché è bruttissimo vincere un proprio limite. Wow, lo posso fare, e poi sentire una voce dentro che dice, minchia, era Esatto. un'illusione.
Esatto, cioè io ho osservato proprio questa cosa, che la paura era Ascolta spostata, chi è non che ti era dice questa l'episodio, ma cosa, era la chi è che paura di non esprime questo averlo. giudizio, mettitelo di fronte e fagli un culo tanto, non come un fustigatore, ma come una madre che riconosce un figlio nuovo, che se sta comporta male, ma che sotto sotto devi trovare il modo, perché lo stai già amando, di integrarlo, ma mettitelo di fronte. Cioè, io non voglio dire, attenzione, non voglio dire siate superficiali quando fate il lavoro, tanto il lavoro avete fatto, no, il lavoro è una cosa seria, però conosco anche le trappole della mente, di gente che ha già superato, ha già perdonato, ha già superato un trauma, ma superare un trauma, ecco, questo ho detto e lo voglio ripetere, no? Poi lo ritrovate anche, superare un trauma, ma che cazzo vuol dire superare? Che quando superi la macchina non c'è de chiui. Sta nella tua strada, semplicemente sei scivolonanti, no? Quando tu superi un trauma, non è che il trauma è sparito, ma qualcuno vi dice che i traumi spariscono? Se qualcuno ve lo dice, portatemelo qua. I traumi sono pezzi della tua vita, sono pezzi di te, sono entrati nella tua coscienza. Punto. Non li puoi eliminare, non li devi eliminare. L'unica cosa che devi fare è ci devi fare pace. Devi semplicemente eliminare questo conflitto tra te che ti accorgi che hai un trauma, il dolore che ti provoca e pensi che sia il problema sia il trauma. No, il problema sei tu per come L'importanza accogli o del non trauma. accogli il trauma. Quindi il trauma va integrato. Cioè, devi dire, Angela, ecco, questo è il pensiero che ti offro. Quando vedi un'Angela che piange, che ti ricorda la vecchia Angela, tu stai qui. Guardi dietro la macchina biologica e vedi le cose vecchie che si stanno ripetendo. Quando fai questa operazione, falla da qui, non ti ficcare qua perché ti becchi il giudizio. No, la vedi da qui, rimanendo da qui, tu che cosa puoi osservare? Puoi osservare con amore che Angela ancora ha dentro di sé delle vibrazioni che nascono da quel trauma, perché quella macchina che ho superato non è che ha spicciato la benzina o si è parcheggiata o ha finito di camminare, è in vita, il trauma è in vita, non lo uccidi, è un pezzo di te che continua a vivere, semplicemente gli stai levando il dominio, ma è pezzo della tua vita e questo travaso è lento, quindi ogni tanto puoi vedere che c'è una parte di te che cede al pianto, ma tu lo accogli perché è l'Angela che conosci già. Il punto nasce poi dopo, cioè c'è il giudizio sul pianto. Cioè ho pianto perché non c'è stata l'accoglienza materna, allora c'è il giudizio molto maschile, separativo, che dice no, cioè non devi essere così. E invece no. Lascia fare alla madre, lascia che lo riconosce come figlio che i figli quando imparano, pure noi siamo così, quando impariamo, ne facciamo 10 giuste, poi l'undicesima cadiamo come le prime due magari, no? Ci capita questa cosa qua. Allora non avevo imparato, stai calmo, era quello che c'era, c'è sempre di meno, però la natura è quella. Quindi probabilmente Angela sarà una semplice trappola della mente, non l'ascoltare. Se ti arriva quel pensiero, non indagare se hai risolto o non risolto il problema dal punto di vista mentale, stai nel cuore e vedi quel trauma, quella cosa lì, come passa nel cuore, lo fai passare di nuovo dal cuore, lo lavi così. Molto spesso noi il lavoro l'abbiamo già fatto, però c'è la mente che ce lo ripropone e siamo nei loop, perché crediamo alla mente e non al sentire. Diamo energia al sentire. Se tu senti di averti perdonato, di aver accettato quella tua parte, eccetera, sostieni questa cosa qua, sostienila. E quando arrivano manifestazioni di dubbio, non mettere in dubbio tutto che poi nascono giudizi, osserva questa cosa che è una cosa, una debolezza che ancora c'è, una fragilità che ancora c'è, che piano piano svanirà. Senza fretta, non è che. Perché il trauma esiste ancora, è parte di te e parla. Puoi permetterci anche di essere fragili. Perché no? Se
Se non fossimo fragili non potremmo distruggerci e quindi ricrearci, no? Quindi la fragilità è l'inizio di una rinascita. Se non... se fossimo, diciamo, indistruttibili non ci sarebbe rigenerazione. Thank you.